Buongiorno, buon weekend e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà una sorta di weekend vlog, quindi si parte da stamattina. Ho fatto colazione, sto andando ad Arese a incontrare Ivan perché abbiamo deciso di iniziare a collaborare assieme col coaching, quindi vado a vederlo per i vari dettagli e poi ci sarà un glorioso cheat meal perché Peppe lo ha concesso. Quindi state sintonizzati e ci vediamo nel video. E tra l'altro ragazzi un paio di cose, la prima sicuramente di mettere un bel mi piace a questo video, commentare e iscrivervi al canale, e la seconda se ancora non mi seguite su Instagram fatelo, e la terza, quindi sono tre non due, settimana prossima ci sarà una notizia davvero davvero bomba, sono felicissimo di poterla annunciare, penso l'annuncerò proprio tramite un video su YouTube, adesso vediamo. Caso state sintonizzati perché è un bello step in avanti, quindi stay tuned. Siamo qua ad Arese, Bene c'è anche ragazzi. Ivan, quindi stiamo strutturando gli ultimi dettagli perché poi appunto partiremo assieme con il coaching. Come hai deciso di cominciare? Non vedo l'ora ragazzi, io voglio cambiare il mio fisico in meglio, giustamente, e mi sono affidato appunto a Lorenzo perché è un ragazzo che ne sa molto. Quindi pensateci anche voi che non ve ne pentirete. Grazie, ovviamente l'ho pagato per dire tutto questo. E adesso qua ci facciamo un bel caffè americano, facciamo due chiacchiere. Quindi comunque vi ricordo, se volete informazioni sul coaching, lascio tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo dopo, che appunto continuiamo con il vlog e con lo sgarro. Fatto tutto ragazzi, quindi è andata super bene con Ivan, non vedo l'ora di cominciare a seguirlo. Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro. In ogni caso adesso gym time, spalle e tricipiti, e poi dopo appunto si va a fare lo sgarro, quindi oggi si mangia finalmente un bel po'. Non vi anticipo nulla, tanto dopo vedrete esattamente in cosa consisterà. In caso vi lascio qua degli screenshot sull'ultima condizione appunto che ho mandato a Peppe, ovvero ieri mattina a stomaco vuoto, quindi da qua si procede. Il 21 si va a Nocera da lui per pianificare esattamente nel dettaglio i prossimi mesi. Sto andando al pranzo, finalmente cheat meal, sono super in ritardo, però niente, non ho registrato nulla per workout di spalle perché tanto ho registrato un video praticamente identico col commentario proprio settimana scorsa, quindi se ve lo siete perso ve lo linko qua, andatelo a vedere e così vedete quello che è il mio allenamento di spalle in questo periodo. Adesso andiamo a mangiare, vediamo in cosa consisterà questo bellissimo e glorioso pasto libero. Andato bene anche se non è ancora finito. Avete visto, questa volta ho optato per carbonara e pinsa, quindi un ristorante romano che si chiamava Ai Balestrieri, mi pare, prima volta che lo provavo. Devo dire buona, la pinsa ottima, la carbonara era buona, forse un po' pesantina, però buona buona buona, quindi sono molto soddisfatto. Provate anche il tiramisù così per sfizio, però adesso ovviamente non è sgarro se non c'è il gelato, quindi l'ho ordinato a casa e vi farò vedere esattamente che cosa ho ordinato. In più oggi sgarro prevale, no, in realtà un po' tutto, però avevo anche una voglia matta di una bella ciambella porca da Mergellina Bakery, per chi non lo conoscesse conoscevatelo, e niente, adesso quando arrivo qua a casa vi faccio vedere tutto, è uno sgarro bellissimo. Quanta roba è questa cosa. Ciaone. Fondamentalmente la postazione adesso sarà questa e farò uno schifo totale guardandomi Netflix. Quindi ora ci si gode questi cheat meal che sono meritati perché si fa quello che si deve fare prima e quindi poi ci si merita quella concessione che fa bene comunque a livello anche psicologico per staccare un attimo e darsi la giusta ripartenza, quindi top. Non sto male. Buongiorno ragazzi, benvenuti nel vlog di questa mattina. Primissima cosa che voglio fare è condizione fisica, quindi update dopo lo sgarro di ieri. Quindi vediamo com'è la condizione stamattina a stomaco vuoto. Mi sono svegliato piuttosto tardi, quindi facciamo il check e poi
Faccio colazione. Per colazione abbiamo 250 g di albume, un uovo intero e 50 g di pane azimo. Oggi si fa la giornata high carbs, quindi 500 g di carbo, e poi niente, si riparte da domani con la settimana. Quindi colazione, dovrò fare alcuni piani per alcuni dei miei ragazzi del coaching e poi oggi dovrò dedicarla un pochettino allo studio. Quindi ci vediamo dopo che ho finito questo pasto. Finendo di lavorare ho i piani dei miei ragazzi, quindi qua avrete la parte di alimentazione, mentre la parte per gli allenamenti dall'applicazione, quindi qua avrete tutto. Eccoci qua, siccome questo video è stato molto incentrato su quello che è il passo libero, ci tengo a fare questa clip per spiegare molto velocemente come si deve effettivamente affrontare, quanto frequentemente deve essere fatto, che funzionalità. Quindi, che funzionalità ha il passo libero? Semplicemente una funzione mentale di staccare. Non ha funzioni fisiologiche di, tra virgolette, dare di nuovo la giusta benzina all'organismo, magari dopo un po' che sei in deficit. Da quel punto di vista basterebbe un refill pulito. Ha semplicemente una funzione mentale di aiutare la testa a staccare per un attimo e poi ripartire meglio dopo. Con che frequenza bisogna essere fatto dipende molto dalla situazione, quindi è soggettivo. Se si vuole entrare in una condizione da gara, magari sono necessarie varie settimane senza pasto libero. Se si è in bulk o in una fase un po' di off, anche se ce ne sono magari 1 o 2 a settimana, non è un problema. Se invece sono in una fase in cui comunque sto cercando di pulirmi e pian piano sto cercando di arrivare a una condizione comunque abbastanza pulita, meglio, più pulita possibile, magari si fanno un pochino meno di recente, però senza troppa restrizione di tempistica. In questo periodo, appunto, li sto facendo circa ogni 2-3 settimane, dipende da cosa mi dice la testa. Quindi la frequenza è soggettiva e dipende dall'obiettivo. Come deve essere affrontato il passo libero? Serenamente e con tutta la libertà del mondo. Quindi, un errore che magari ho fatto io in passato è quello di affrontarlo avendo quasi paura di sgarrare, nel senso quasi paura di rovinare il lavoro fatto prima, cosa invece che non ha nessun senso, proprio perché il passo libero, come ho detto prima, ha una funzione mentale di farci mangiare appunto quei cibi che magari ci ripagano momentaneamente dopo un periodo di sacrifici in cui si è stata dieta, proprio per aiutare la testa a rimanere costante anche in un periodo successivo. Quindi il passo libero deve essere affrontato veramente a piacere. Okay, quindi la scelta dei cibi, la quantità dei cibi, eccetera, è libero per questo motivo. Non c'è da conteggiare, non c'è da pentirsi, c'è semplicemente da usufruire, diciamo, di questo premio che ci si dà nel caso in cui magari ci si segue da soli, oppure ci dà il coach nel momento in cui vede che stiamo facendo un buon lavoro e per il periodo in cui siamo, l'obiettivo in cui siamo, ce lo concede, va affrontato con tutta la serenità di questo mondo. Quindi è importante avere la giusta mentalità sul cheat meal, veramente molto molto importante, perché fa la differenza. Quindi spero che queste informazioni vi siano state utili. Raga, si entra in modalità nerd perché è comunque domenica e mi piace sempre svagarmi un po' alla play. Quindi il vlog penso finirà qua, spero vi sia piaciuto e con questo finale di cuffia, joystick e Warzone ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per l'attenzione, mi raccomando mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, guardate tutti i link in descrizione, mi raccomando, settimana prossima notizia bomba, quindi state sintonizzati. Ciao belli!